E buona Pasqua, visto che siamo, che oggi è domenica 9 aprile 2023, Pasqua, e siamo qui. Come vedete, alle mie spalle c'è il paese di Paganico Sabina, provincia di Rieti. Lassù c'è il Navegna, la montagna che abbiamo fatto l'altro giorno. Alle mie spalle c'è il lago del Turano, però oggi facciamo il Monte Cervia. Siamo solo io, Luigi e Fabia, e andiamo a fare l'anello del Monte Cervia. Dice, buona Pasqua, buona Pasqua. Oh. Ok, e che vi dicevo, voi siete tutti a casa a mangiare e noi stiamo a camminare. Fa pure rima, eh? Bene. Ci vediamo più avanti, direzione Monte Cervia da Paganico Sabina, Rieti, Monti Carselani o riserva naturale del Monte Cervia e Monte Navigna. Ed eccoci qua, a 1,3 km dalla macchina, cioè da Paganico Sabino, la parte alta di Paganico. No, devo girare qui, eh? Sì, dobbiamo prendere questo sentiero qua. Vedete, qui l'ho incontrato dopo a 1,3 km dal parcheggio. Eccolo qui, monte da 1,50 ora, da qui il 300, no, il 341 pare, in sé, è un po' rovinato, scusa, passo avanti. Qui c'è la carta del parco. Quindi Lago del Salto, Lago del Turano, Paganico Sabino, non stavamo qui, Paganico Sabino, siamo di qui e prendiamo questo sentiero qui che sale così, per qui farà. Quando siamo qui al bivio andiamo di qua sul Monte Cervia, poi torniamo indietro, facciamo tutta la cresta del Monte Cervia, facciamo l'anello qui intorno qui e ritorniamo al sentiero questo che stiamo aprendo adesso e ritorniamo a Paganico. Ok, invece di qua con l'Alto si può Sabino. andare all'Alto Sabino, a Carzoli in 5 ore e 10, Paganico Sabino, vediamo noi 50 minuti, ma ci hanno messo delle non salita, figurati in discesa. E l'innesto del sentiero 345, comunque si può fare anche il Monte Cervia, passando di qua, che va a fare tutta la cresta del Monte Maggiore, croce di Monte Cervia, un'altra, un po' più lunghetto, via. Noi salimo qui, da questa parte qua. Monte Cervia, andiamo. Ed eccoci qua. Guardate, più saliamo e più c'è neve, non ce ne sarà tantissima, anzi pochissima. Comunque, siamo qui, dura la salita, dura, 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 dura. Siamo a questo qua, questo fontanile, vedete? Fontanile, una casupola, una casetta. Qui c'è il bivio dei sentieri, il nostro continua a salire così, dritti dritti verso il Monte Cervia. Tra poco usciamo dal bosco e cominciamo a camminare all'aperto. Poi, per come abbiamo impostato il giro, tutta la cresta del Colle Pobbio, fino giù in fondo, proprio tutta, ed è tutta panoramica, e torniamo per questo sentiero di qua. Capito? E l'altro giorno sul Monte Navegna dicevo sempre Colle Pobbio, Colle Pobbio, no, era Colle Mogaro, perché io stavo a pensare Colle Pobbio qui sopra, Colle Pobbio sta qui, sopra la cresta del cervo, allora era Colle Mogaro, perfetto. Lungo il sentiero è rimasto qualche scampolo di neve ormai, questa è la neve dei giorni scorsi, forse pure di stanotte, ma non credo, più che altro era quella di ieri, poi se ne ci ha piovuto. E la sta portando via tutta. Ormai il sole sopra si è alzato, quindi credo se troviamo qualche scampo di neve pure là, ma è difficile. Ok, siamo usciti allo scoperto ormai. Siamo quasi a raggiungere il Monte Cervia, che è quello lì sopra. Poi faremo tutta quella cresta, vedete, tutta bella pulita. E aspetta, gamba lunga a preser via Luigi. Porca miseria quanto camminano. Noi poveri umani invece ci andiamo a accontentare. Io povera. Eh sì, perché io no. No, ti Ok, ormai prossimi alla vetta del Monte Cervia. Faccio un piccolo panorama da qua. Quelli laggiù, tutti imbiancati, sono i Monti Sabini, Cottancia, Pizzuto, Porco Morto. Laggiù, nella nebbia, si vede il Monte Soratti. Il Soratti lo vede da tutte le parti. Poi qui abbiamo i Monti Lucredi, questi sono la zona dei Lucredi fuori dal parco, tipo quello è il Montaguzzo. Poi giù in fondo vedete la vetta più alta del parco, che è il Monte Pellecchia. Quello è il Serrapopolo e il Casarene proprio lì lì si vede la Cima Coppi. Giù in fondo si vede il Morra, lo vedete un po' piegato sta. Bene, quelle lì sono le cose, le famose mammelle d'Italia, i Monti Ruffi, con il Monte Costa Sole.
E noi adesso cominciamo a risalire qui, siamo sopra qui sopra che la vetta, e quella è la cresta, guardate che bella, tutta aperta. Tira un po' di mento, immagino la sola che freddo che fa. Porca miseria che freddo, senti che tramontana. Guardate che spettacolo da qua, a parte la neve, ma guardate un po', il lago del Turano. L'altro giorno eravamo sul Navigno e vedevamo il lago da quell'altra parte. Infatti lo vediamo un po' tutto quanto, invece oggi lo vediamo un po' di meno perché stiamo un po' più spostati. Ma quando di cresta arriveremo alla fine della cresta, però in pratica stiamo sopra il lago e c'è un panorama sul Turano spettacolare. Va bene, ormai questa è la cresta, mancano una ventina di minuti alla vetta del Monte Cervia. Due rondini. Guardate come cammina nelle nuvole. Adesso ci vorrebbe lo slow motion, mi pare che si chiama, quello che aumenta la velocità e fa vedere le nuvole che camminano. Sinceramente non mi ricordo come si chiama. Ok, siamo sotto la vetta del Monte Cervia, in pratica siamo sulla cresta, ma andiamo sopra alla vetta che è questa, poi riscendiamo, è tutto di cresta, superiamo anche il Colle Bobbio, risceniamo dall'altra parte e poi risceniamo di sotto, con tutti i panorami sul lago del Turano. E laggiù la Vegna ha fatto la neve, perché oh, mi sembrava vero da qua, chissà quanta. Eccoci qua. Sentiero che viene da Colle Giove, qui siamo vediamo, infatti Colle Giove 40, Valle di Varco 10, Pietrafia, Pagani Josepino 2,20, dopo prendiamo dal 2,20 prendiamo quello, da più 1,10 siamo saliti noi, poi l'anello, Monte Cervia, vetta 10 minuti, qua dietro qua, dove sopra troveremo una croce di legno artigianale, ma so anni, c'è sempre quella. Ed eccoci qua, sulla vetta innevata del Monte Cervia, anche questo abbiamo. C'avamo come obiettivo in pochi giorni di fare Navegna e Cervia. Navegna ha fatto l'altro 2 giorni fa e Cervia ha fatto oggi. Che spettacolo! 1438 metri, vetta del Monte Navegna. No, Monte Cervia. Oh, Dio, scusate, Monte Cervia, ora stavo a parlare del Navegna. Eccolo qua. Monte Cervia, 1438 metri. Queste sono le bandierine nepalesi. Che Quella poi la, non famo questa cresta, qua facciamo quell'altra. Questa è la cresta che poi gira, fa prima la cima, la possiamo chiamare cima della croce di Monte Cervia, poi fa la Monte Massimo, cioè non mi ricordo, tipo qualcosa del genere, riscende un sentiero tutto pieno di sassi, fa l'anello intorno e scende a Colle Giove che sta qui sotto qua. Invece noi siamo partiti da quest'altra parte, da Paganico, Sabino. Monte Cervia, altro obiettivo raggiunto. Discesa dal Colle Giove, scusate, dal Monte Cervia, siamo qui al bivio per andare a Colle Giove. Se volete fare il Monte Cervia, facile facile, fatelo da Colle Giove, sta qui dietro. Io da Colle Giove ci metto meno di un'ora, arriva sulla vetta del Monte Cervia. Infatti da qui vedete 35 minuti, ma poi lasciate perdere, da qui un quarto d'ora sto a Colle Giove. Ma adesso facciamo tutta questa cresta qui, fino a Colle Bobbio, scendiamo dall'altra parte e poi con l'anello riscendiamo da sotto. Ok, direzione Colle Bobbio. Col monastero, sì. Una di queste qua. Montaguzziano, farà Sabina. Ok, siamo sulla cresta che porta a Colle Bobbio dal Monte Cervia, che è questo qua, il Monte Cervia. E ora siamo qui, sulla cresta, bellissima cresta del Colle Bobbio, con un'appennina, con le panorama sull'Appennino e tutto. Adesso tra poco esce fuori il panorama sul lago del Turano. Questa è rossa, è partita Votaglio. Oh, faccio uno slalom in discesa libera. Sei pronta? Discesa libera. Vado? Vai. Yes. Allora, ciao. Ciao. Porco Ted. Vengo? Eccoci qua. Ho fatto il botto, mi era cascato il GPS. Ed eccoci qua, siamo sulla vetta di Colle Bobbio. Guardate un po', lungo tutta la bellissima cresta fra Cervia e Bobbio.
e davanti a noi si apre il maestoso Monte Navegna. Due giorni fa era senza neve, l'abbiamo fatto noi, e guarda la neve, guardate nell'Appennino quanta neve c'è, pure sul filone c'è la neve, tutto, pure qui sotto ha nevicato, ha dato una bella botta. E guardate il lago Terturano visto dal Colle Bobbio, eccolo lì, e questi sono i lucreti lì fuori dal parco, e laggiù invece c'è proprio il Pellicchia, la vetta più alta del parco. Aspetta, fai una foto, va. Ok, continua la discesa, ma andiamo a riprendere il sentiero qua sotto e ritorniamo indietro. Guardate che spettacolo sul lago Terturano, una meraviglia proprio. E tutte le montagne ci abbiamo intorno. Guarda il sole, comunque stamattina c'era più neve sul Navegna, e il sole è pallido, ma è riuscito a squagliarne parecchio di neve. Ok, bellissimo. Dietro noi stanno arrivando i nuvoloni neri. Saremo più veloci noi di loro. Ok, lago del Turano. Ok, la cresta ormai si è abbassata, quella del Bobbio. Siamo qui a un incrocio, vedete? Allora, qui a destra è un sentiero che ho fatto anni fa. Questo vi porta sia a Colle Giove, che sta dietro qui a destra, oppure là di sotto vi porta a fare le gole dell'Obbido e vi riporta a Paganico Sabino. Infatti da qui di 1:40 per Paganico, ammazza così poco, erano talmente lunghe le gole dell'Obbido, ci hanno messo una cifra. E invece adesso noi prendiamo quest'altro sentiero che ci porta a concludere l'anello di cresta. Adesso facciamo la cresta bassa, siamo a mezza costa, adesso va tutta la costa e adesso andiamo a mezza costa, anello Montecervi, vedete adesso qui in mezzo tutto segnato, segni bianchi e rossi anche là si vedono, quindi perfetto. Davanti a noi c'è sempre Navegna e davanti qui c'è sempre il lago del Turano. Adesso cominciamo a scendere, a tra poco. Ed eccoci a mezza costa sotto il Colle Bobbio. Ancora non c'è un po' di neve, ma credo che quando giriamo sul versante opposto la neve sta per sparire ormai, quindi siamo quasi fuori, siamo fuori dalla neve, bebe. Guardate che bello, mamma mia, oh. Sapete che il lago Turano è un lago artificiale, giù in fondo giù c'è la diga, e quello è sempre il Navegna, e noi ce ne stiamo tornando a Paganico Sabino. Ed ecco qua che abbiamo concluso l'anello del Monte Cervia. Olè, siamo di nuovo al fontanino, come vedete, stamattina siamo saliti da qua sotto. Siamo saliti per là, abbiamo continuato lì e boh, siamo sbucati qui. E adesso se magna. Poi dopo adesso riscendiamo qui sotto, 30 minuti stiamo alla macchina. Un po' ripidina la discesa, perché sarà ripida a salire, figura da scende. E ci vediamo alla macchina, via. Buon pranzo. Ok, nel giorno di Pasqua. E fine all'escursione, 10 km, 4 ore e 50, vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma, Bassa Lazio. Buona Pasqua a tutti quanti, vi salutiamo da Paganico Sabino, riserva naturale del Cervia e Navegna.